Buonasera, eccoci a un nuovo appuntamento con la nostra rilettura di Abraham Yehoshua, La comparsa. Questo libro è stato pubblicato nel 14, è stato scritto nel 14, se non ricordo male, sì, ed è, di cosa parla? Parla di un'arpista, Noga, israeliana, di Gerusalemme, giovane, una donna che lavora in Danimarca in un'orchestra, suona l'arpa. Torna a Gerusalemme per 3 mesi. Perché? Perché la sua madre, che abita nell'appartamento dove va a stare Noga, sta facendo una prova di 3 mesi in una casa di riposo di Tel Aviv, dove abita l'altro figlio, cioè il fratello di Noga, per valutare se spostarsi e andare dalla sua vecchia casa in questa casa di riposo. Perché? Perché il figlio dice che sarebbe molto più comodo per me aiutarla, potrei andare a trovarla, insomma, la madre è anziana, quindi starebbe meglio, secondo il figlio, a Tel Aviv, no? Ma c'è un inghippo. La madre ha un contratto d'affitto in questa casa che le garantisce l'affitto per tutta la fino alla morte, tutta la vita, e ad un prezzo molto basso, che però, se lei va via, lo perde. E allora ci vuole sempre qualcuno dentro questa casa. Arriva la figlia per 3 mesi, si prende una licenza di 3 mesi, va a Gerusalemme, il fratello, per aiutarla dal punto di vista economico, visto che non guadagna per questi 3 mesi, le trova posto come comparsa, ecco il titolo del libro, come comparsa in vari film che vengono girati a Gerusalemme. E poi alla fine, il periodo dei 3 mesi finisce e lei torna in Danimarca. Ovviamente non vi racconto come, cosa decide di fare la madre. Tutto il libro è centrato sulla descrizione dei rapporti tra questa Noga, questa donna, con la madre, con il fratello, con le persone che viene a conoscere durante la sua attività di comparsa, con gli amici che aveva, perché la casa è quella lì dove lei è cresciuta, con tutte le persone con le quali viene a contatto. Quindi questo intreccio psicologico è quello che viene analizzato con estrema precisione, con piacere anche di leggere, naturalmente, da parte del lettore, di Yehoshua. Yehoshua anche descrive la situazione, diciamo, di Gerusalemme, parla degli ultraortodossi che abitano in maggioranza il quartiere dove è questa casa, anzi il condominio, il palazzo dove c'è l'appartamento, è abitato esclusivamente da ortodossi, e quindi questa casa è l'unica casa laica, diciamo, dell'appartamento. Però in queste descrizioni Yehoshua è molto molto, come dire, leggero, sta un po' sulla superficie, non va a fondo come in altri testi dove appunto la presenza di sefarditi e aschenaziti, gli ultraortodossi, insomma, dove analizza in modo più preciso questi aspetti ambientali, diciamo così. Si concentra più sulla storia dei nostri protagonisti e sui loro rapporti. È un libro che si legge molto ma molto bene, perché come al solito è scritto benissimo e anche tradotto benissimo. Io non conosco l'ebraico, quindi non so dare un giudizio tecnico, però insomma come viene, si legge, insomma, veramente veramente molto bene. Quindi io consiglio di leggerlo. Eccolo qua. La comparsa non è nemmeno tanto tanto grande, costa, mi pare, 10 euro, qui, no, 10 sono pochi, 10 euro non credo proprio che costi così. Questa versione qua, no, 20 euro effettivamente, dell'Inaudi, come tutti i libri di Yehoshua dell'Inaudi, e niente, buona lettura anche di questo libro di Abraham Yehoshua. Alla prossima.